Bentornati alla rubrica dedicata all'angolo dei giovani sposini, quindi dei matrimoni. Fanny Moon, come ogni settimana è consueta accompagnarvi in questo cammino che è, diciamo, un percorso un po' arduo tra ostacoli e vari. Siamo qui oggi per parlare di fiori, perché i fiori sono importanti. Certo. Allora, appunto, sono importanti, facciamo parlare te, che sei una persona che sei addentrata nel mondo del pollice verde, quindi con Serena, che già, guarda, già col buco io... Già pronta, già addobbata. Già sei addobbata. Io ho in mano un bellissimo bouquet, insomma, pieno di fiori colorati, freschi, ma come deve essere un bel e buon bouquet? Allora, prima di tutto deve rispecchiare un pochino la personalità della sposa, poi va anche in base al vestito, alle esigenze, ci sono varie cose che caratterizzano un buon bouquet, dipende. Questo bouquet, innanzitutto parliamo, che si vede, però tu mi dicevi una cosa molto interessante, che il bouquet deriva dall'animo della sposa, quindi sì, soprattutto, spiegami questa cosa che è particolare. No, deve rispecchiare la personalità della sposa, se la sposa è romantica, se la sposa è sbarazzina, dipende da com'è. E questo com'è? Questo è uno stile romantico. Parliamo di addobbo floreale, che comunque consta di varie fasi in chiesa, durante la cerimonia. Sì, allora, l'addobbo floreale, diciamo che, vabbè, come il bouquet deve rispecchiare la personalità della sposa, l'addobbo va più che altro inserito nel contesto della chiesa, quindi va vista come lo stile della chiesa e poi in base a quello si può fare un progetto di fiori. E se la chiesa è romanica si va sul romantico, quindi composizioni molto classiche, e se invece la chiesa è più moderna si cerca di trovare qualcosa di più stilizzato, sempre chiaramente in base ai gusti degli sposi. Mettiamo il caso, una persona è due giovani sposi, no? Uh-huh. Hanno tutto organizzato e poi i fiori, a quanto tu mi dicevi prima, sempre, noi facciamo sempre questo briefing, hanno sto discorso che magari lasciano in secondo piano l'importanza del sistema dei fiori, perché comunque dici che spesso e volentieri nessuno conosce bene o male tutti i fiori, no? No, spesso e volentieri si fanno consigliare, e diciamo pure che comunque purtroppo l'aspetto floreale è quello che viene valutato alla fine, e però alla fine è quello che ha più importanza di tutto, perché alla fine il fiore è quello che ti rimane per sempre, perché ti rimane come la foto della sposa, come il vestito, cioè le bomboniere tu non le vedi in foto, il fiore ti rimane, cioè tu fino anche fra 50 anni vedrai i fiori, se i fiori sono fatti male, sono fatti male, se sono fatti bene ti rimane un buon ricordo. Per i giovani non come me, come Serena, certo, che cosa fate voi? Diciamo, questa è una cosa seria. Noi abbiamo una promozione per quanto riguarda l'addobbo in chiesa, e che comprende anche il bouquet da sposa, e che non è un prezzo, diciamo, esorbitante, è un prezzo giusto per le tasche di tutti. Per tutti quelli che sono interessati alle vostre offerte, dove possono trovarvi o contattarvi? Allora, ci possono contattare su www.ossianticheventi.it e lì troveranno tutte quante le informazioni per quanto riguarda le offerte, i servizi che offriamo e quant'altro. Io direi, per un matrimonio informale ma con classe, rivolgetevi sempre ai migliori esperti. Quindi viva i matrimoni, viva i fiori! Esatto. E alla prossima rubrica. Al prossimo appuntamento con la rubrica dedicata ai nuovi sposini di Fanny Moon, che quest'anno c'è un anno pieno di... Che fiori possiamo dire? Orchidee. Orchidee. Wow.